finito di registrare un video. Oggi capelli tutti tirati, chignon basso e trucco naturale. Tra l'altro sono molto felice perché riesco ad andare a pranzo con Tess e Giulia, quindi adesso le sto aspettando, sono leggermente in anticipo, e anche perché Tess non la vedo da un sacco di tempo, quindi felice di fare questo pranzo con amiche. Ieri, come sapete, ero a Courmayeur, non ero a casa, ma comunque è passata la Santa Lucia per Enea, e anzi non è passata solo a casa nostra, ma anche a casa dei nonni, a casa degli zii, quindi per Enea la Santa Lucia è passata, anche se non quest'anno, essendo ancora un po' piccolino, non abbiamo fatto grandi cose, quindi non abbiamo preparato il fieno, il latte e tutte queste belle cosette qua, ma lo faremo insomma l'anno prossimo. Noi, parlo per Bergamo, la Santa Lucia la sentiamo particolarmente, è una tradizione che va avanti da tantissimi anni e quindi non ho intenzione di stopparla o non continuarla con Enea, anzi, quindi sicuramente la porteremo avanti. Anche perché io ho dei ricordi bellissimi di quando ero piccola, ricordo con mio fratello che non vedevamo l'ora che arrivasse Santa Lucia, l'emozione, l'agitazione della sera prima, quando sentivi il campanello suonare nelle scale di casa, correvi subito a letto, e lo stupore poi del giorno dopo quando ricevevi tutti quei regali. Mamma mia, magica, una notte magica. Quindi sicuramente mi piacerebbe che anche Nea provasse queste emozioni durante questi anni, insomma. Ah, altra cosa che vi volevo dire, non pensavo, ma siamo in tanti a non gradire quella maledetta cannella che ogni tanto becchiamo nei dolci o in alcune ricette. Pensavo di dire una cosa un po' scomoda, perché tutti intorno a me mi dicevano: oh, come fai a odiare la cannella? A me non piace la cannella, però leggendo tra i messaggi devo dire che siamo in tanti. Oh, quindi mi rincuora questa cosa. Tra l'altro, a proposito di cibo, in questi giorni mi hanno presa tanto in giro per i miei gusti difficili Paola Tariani, che poi difficili non sono, sono semplicissimi, ma la situazione è un po' problematica e lo sappiamo e lo riconosco, perché non mi piacciono tante cose, lo sapete. E non mi piacciono vari accostamenti, tanti ingredienti, le modifiche, bla 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 bla. Quindi ho tirato fuori la lista che mi aveva fatto Giulia Valentina qualche anno fa, l'ho letta e siamo morti da ridere veramente, anche se andrebbe cambiata, perché negli anni ho inserito altri ingredienti cibi che non mi piacciono più, però altri invece ora mi piacciono, quindi secondo me andrebbe aggiornata. Ah, ce l'ero neanche pezzo! Mamma! Porca vacca! Tosta, eh?